c'è l'uomo di Castelvetrano. Ciao picciottazzi, com'è? Scusate per l'audio della scorsa puntata, ma è tutta colpa della mia lagnosia. Oh, che palle! Sti polentoni che non capiscono il siciliano mi stressano. Imparatela questa parola, perché molto probabilmente tornerà spesso. Lagnosia. Lagnosia significa pigrizia. E siccome io sono lagnoso, pigro, l'audio della scorsa puntata ufficia a minchia i cani. Questo si capisce, vero? Fra le tante cose che si fanno a Milano, ci sono le live per commentare Sanremo. Almeno, io ho fatto questo. Secondo me lì non sta. Vero, tu devi avere immaginazione. Oddio! Okay. Non dovevo avere immaginazione. Che immaginavo che accadesse. Ma dai! Cioè, no, non sta. Ma di solito sta. È che se ovviamente se ci muoviamo cade. E tu non ti muovere, stai fermo. Muoviti fermo. Muoviti da fermo. Quando lavoravo in cementeria e facevo le patravacchia, cosa nostalgica, gli operai hanno questo, tra le ermitani, hanno questo metodo di dire molto fine, che si muovete fermo. Io vi mostrerò giusto qualche estratto, ma questa live è tanta roba. Dai, vai. Guardo uno. Ecco! Ciao, Sergio! Salve! Come stai, Silvia? Come stai? Bene, benissimo. Secondo me la Coca-Cola è di Giuseppe. Faccia neutra, faccia neutra. Silvia ovviamente ha sbagliato. La mia è la Coca-Cola. Cose che io non quasi un anno fa io ero a casa di Silvia. È stata una questione di... Esatto. Io a febbraio devo andare a casa di qualcuno, se non... Tu ogni anno rompi i coglioni a febbraio. C'è febbraio devo rompere i coglioni a qualcuno. Cosa meno. Aspetta, erano tipo un anno esatto che io desidero fare questa cosa in pubblico a Giuseppe ed è un... Posso lasciar perdere tutto in me? No, adesso è serio. Mi sento meglio, adesso continuo a mangiare, stronzo. C'è Vincenzo Bruno che scrive: a voi li rompe solo a febbraio, a me di solito gli altri 11 mesi. Grande Bruno, un applauso a Bruno. La soglia d'attenzione di una mangusta, Giuseppe, soprattutto quando mangi, cioè, capisci? Perdonalo, è così, perdonalo. La futura moglie di Giuseppe Cardinale, cara. Se ti capiteranno delle sfighe o comunque dovrai comunicare qualcosa al tuo futuro marito, come è diventato marito, ad esempio sono incinta e non sai come dirglielo, diglielo mentre mangia che tanto lui non t'ascolta. Usa questa te. È vero. Chi mi conosce sa che è verissimo questa cosa. Cioè lui si eclissa nel suo mondo e nel mondo della cosa che ha davanti e che tra poco non ci sarà più. Perché ovviamente... Io sono un autistico che a volte fa un salto nella realtà. Povero bimbo. Questo è molto triste come paragone, però è vero. Ma mi spiegate perché siete a Milano per l'Expo? Allora, in pratica stiamo facendo un gemellaggio con l'Ucraina. Con l'Ucraina, addirittura. I mafiosi quelli nostri che vogliono prendere una partita ucraina di cocaina e io faccio il tramite da Milano e la porto da noi, diciamo. Da noi? È il mondo, sì. A me piace dire, si guadagna bene. C'è un piccolo problema che tutto questo noi non dovevamo dire. Ma io non lo so, questo ragazzo, cioè, è portato, ok? Se scrive le sceneggiature da solo, se le monta, le recita, però quando deve parlare, c'è cioè proprio... la sua parentesi attoriale crolla e incombe quella che è la realtà, cioè l'impacciato Giuseppe Emanuele Cardinale che si abbarrotola e fa le capriole nelle sillabe. Non ce la posso fare. Io quel cazzarola di annuncio l'ho letto. Come siamo arrivati dall'inizio? Bellissima la sceneggiatura è l'annuncio l'ho messo. Cercasi finta pompinata per registrare il video di San Valentino. Era appunto finta. Che sia finta, che non sia finta, insomma, una se doveva mettere lì a fare cose, finta, per carità. Faccio vedere quello che si sarebbe visto nell'inquadratura. Cioè, aspettate, ce lo rappresenta, prego. Cioè, non è una cosa... Complimenti, Cardinale, con lei guardi, ha un talento, veramente ha un futuro da... Vabbè. Ci congediamo da voi. Vai, è stato un piacere
condividere questa live con Silvia. Ti ringraziamo per siamo averci fatto questa mia. Grazie per l'invito. Buonanotte a tutti. Ragazzi, ciao. A presto. E poi il dramma. Questo è Giuseppe nella puntata precedente, che crede di saper chiudere il divano letto di Gero. Sono qui solo da 2 giorni e gli ho fatto tanto. Guardate che animale. Un elefante avrebbe avuto certamente più tatto. POM! Cosa, imbecille! Purtroppo Giuseppe aveva chiuso male il letto e il povero Gero non lo sapeva. Allora, quella stessa sera, l'ignaro Gero ha aperto il letto. Per colpa mia siamo senza internet. Il letto cadde ottimo, proprio sopra la cassettina della DSL. Grazie mille, grazie. E non ci fu più niente da fare. Grazie, ciao, ciao. Alle 13 è venuto che... Alle 13? Ma scusa, gli hai detto la via? E quanto poco ti è costata sta telefonata? Ah, 1,56 euro, dai. Minchia, anzi. È proprio che sono terrore. Cosa ne pensi tu, Gero? È il momento della prova. Potete ben intuire qual è il mio e qual è quello di Gero. No, non fate battute. Per essere a 2000 km di distanza non è male. Dimmi tu. Non è ricotta di pecore, sì o no? Mi sa proprio di no. Non c'è abbastanza zucchero, però è buona. È diversa, la nostra però è buona. Quanto vuole il bello Max in bar? Dopo aver appurato che la ricotta non è cosa da milanesi, Gero e Giuseppe si sono preparati per dei lavori, di cui vedrete di seguito degli estratti. Faccio pure questo lato per sicurezza. Direi che non possiamo fissare. In questo momento i nostri eroi stanno mettendo un po' di plastica sulla GoPro per renderla a prova di pioggia. Ci sarà il genio che in questo momento sta dicendo: ma perché stanno mettendo la plastichina? C'è già lo scafandro! Per evitare che le gocce comunque vadano a rovinare l'inquadratura. Teste di cazzo. 5, 4, 3, 2, 1. Questo è un Art Attack. Questo è un Art Attack. Questo è Art Attack. Una volta un re fece una festa e c'erano le principesse più belle del regno. Ma un soldato che faceva la guardia vide passare la figlia del re. Era la più bella di tutte e se ne innamorò subito. Ma che poteva fare un povero soldato a paragone con la figlia del re? Basta! Finalmente un giorno riuscì ad incontrarla e ci disse che non poteva più vivere senza di lei. E la principessa fu così impressionata del suo forte sentimento che ci disse al soldato: se saprai aspettare 100 giorni e 100 notti sotto il mio balcone, alla fine io sarò tua. Minchia! Subito il soldato se ne andò là e aspettò un giorno, 2 giorni, 10 e poi 20. Ogni sera la principessa controllava dalla finestra, ma quello non si muoveva mai. Con la pioggia, con il vento, con la neve, era sempre là. Gli uccelli ci cacavano in testa e le api se lo mangiavano vivo, ma lui non si muoveva. Dopo 90 notti era diventato tutto secco, bianco, e ci scendevano le lacrime dagli occhi, e non poteva trattenerle che non aveva più la forza manco per dormire, mentre la principessa sempre che lo guardava. E arrivati alla 99esima notte, il soldato si alzò, si prese la sedia e se ne andò via. Ora ho capito perché il soldato se ne andò via proprio alla fine. Sì, bastava un'altra notte e la principessa sarebbe stata sua. Ma lei poteva anche non mantenere la sua promessa. Sarebbe stato terribile, sarebbe morto. Così invece, almeno per 99 notti, era vissuto nell'illusione che lei fosse lì, ad aspettarlo. Siamo connessi. Siamo connessi. Siamo connessi, siamo abbiamo connessi. Avuto 12 ore di panico. È stato terribile. È stato terribile perché per 12 ore non avere internet. È stato terribile, terribile. Siamo connessi. È venuto il nostro amico con fiducia. Ci ha sistemato la roba. Siamo di nuovo connessi. Perfetto. Siamo online.